Grande, una cosa su Arexpo. Sembra che ci siano dei ritardi sui decreti attuativi, diciamo, del governo, che definiscono le modalità con cui il governo entrerà in Arexpo. Non è che sembra, non ci sono ancora. Cioè, nel decreto Expo fatto dal governo, contrariamente a quanto detto dal Premier Renzi, non ci sono 150 milioni per Expo per 10 anni, per il post Expo per 10 anni. Non ci sono. Non ci sono neanche 150 milioni per il 2015. Ci sono 80 milioni per l'IT di Genova, che non c'entra con Expo fino a prova contraria, e ci sono 50 milioni per il post-Expo, 50, non 150 per 10 anni, cioè 1,5 miliardi. Ci sono 50 milioni. Questi 50 milioni a loro volta sono già impegnati 26 milioni per l'ingresso del governo in Arexpo, quindi residuano per il post-Expo 24 milioni di euro, cioè il governo ha stanziato per tutto quello che avverrà nel post-Expo 24 milioni di euro. 24 milioni, lascio a voi ogni considerazione. Ma anche questi 26 per il post-Expo, siamo per l'ingresso del governo in Arexpo, siamo ancora in attesa di capire se, come, quando interverrà. Nei prossimi giorni avremo degli incontri, lo dico ovviamente in senso positivo, con il governo, perché ci dica se e come vuole entrare in Arexpo. Il termine adesso è alla fine dell'anno, il governo ha detto che entrerà in Arexpo. Benissimo, dovremo anche valutare e nominare il nuovo management di Arexpo, però il dato di fatto è questo, che come dice lei mancano ancora i decreti. Mi auguro che io avrò un incontro con Renzi prima di Natale su questo tema e mi auguro che sia finalmente l'incontro risolutore e definitivo. Però ad oggi non c'è alcun decreto attuativo di Arexpo per l'ingresso del governo in Arexpo.